Ciao a tutti, sono Fox. E io sono Federico. Siamo qui per scoprire chi ha paura di Drupal. Chi ha paura di Drupal, quindi? Tu hai paura di Drupal, Fede? Io? Detto così, con quella faccia lì da te, potrebbe anche farmi un po' paura. No, no, in realtà mi sta anche simpatico, sai? Ha un bel faccino, guarda che carino, tutto tondo, tutto... È un po' simile anche... Fai tanto lo spiritoso, ma secondo me c'è ancora qualcuno che si sta chiedendo chi o che cosa sia Drupal. Aspettavo questa domanda, Fox. Infatti possiamo cominciare proprio da qui. Che cos'è Drupal? Drupal è un CMS open source, molto versatile, che può funzionare da piattaforma di blogging o come un portale completo per una community. Ah, aspetta un attimo, non ho capito niente. Partiamo dall'inizio. Tutti noi sentiamo il bisogno di comunicare. Che si tratti di hobby, di lavoro o di relazioni personali, la comunicazione è alla base di tutti i rapporti umani. All'inizio la gente si parlava e per ricordarsi qualcosa bisognava avere una buona memoria. Con l'invenzione della scrittura nasce la possibilità di archiviare tutte queste informazioni. Per la prima volta, quindi, le informazioni possono essere dimenticate per poi essere recuperate in un secondo momento. Nasce così il concetto di archivio. Per secoli, gli archivi sono stati formati da grandi ammassi di carta che si accumulavano in stanzoni. Ma c'erano evidenti problemi con questo sistema. Non era facile recuperare un certo documento. E anche in quel caso, a volte si aveva una brutta sorpresa. Il tempo gioca dei brutti scherzi e la carta marcisce. Nel XX secolo, però, grazie all'invenzione e alla diffusione dei computer, gli archivi sono diventati digitali. I documenti sono memorizzati in piccoli bit di informazione su un supporto informatico, come dischi rigidi, DVD o schede di memoria. Ma come ho detto prima, tutti vogliono comunicare, condividere e collaborare. Grazie all'avvento di Internet, oggi è possibile farlo potenzialmente con chiunque e da qualunque parte del mondo. La rete sta costruendo un immenso archivio globale, il più vasto mai concepito nella storia dell'uomo. Facciamo un esempio. Pippo ha un sito web che contribuisce ad espandere questo immenso archivio. Ha cominciato a pubblicare foto, video e altri documenti, ma fare questa operazione richiede imparare complicati codici, molto tempo e tanta pazienza. Non tutti hanno il pallino dei computer. Tutti però vogliono comunicare a livello globale e per permettere anche a loro di potersi esprimere sono nati i CMS. CM che? CMS è una sigla che sta per Content Management System, sistema di gestione dei contenuti. In pratica è uno strumento che permette di pubblicare e organizzare facilmente documenti di ogni tipo, senza essere dei geni dell'informatica. Ma come funziona in pratica? Prima di tutto, Pippo deve sapere che l'aspetto grafico e i contenuti di un sito possono essere separati. Per esempio, posso creare un sito e cambiarne totalmente la grafica tutte le volte che voglio, senza toccare le cose che ho pubblicato. Come quando cambio la cover al mio cellulare per essere sempre all'ultimo grido? Sì, Fox, proprio come la cover del cellulare. Quindi abbiamo i contenuti e l'aspetto grafico. E il CMS ci serve per gestire tutto quanto. Esistono molti CMS in circolazione. Alcuni sono gratis, altri a pagamento, altri hanno certi requisiti. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta. La domanda è quindi, quale scegliere? Drupal! Drupal, per tante ragioni, ma soprattutto per una. Le community. Cos'è una community? È un insieme di persone collegate tra loro via web da interessi in comune, come hobby, rapporti di amicizia o di lavoro. Drupal è esso stesso una community. Nasce nel 2000 grazie all'ingegno di uno sviluppatore belga dal nome impronunciabile, Dries, 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 Buitaert, o qualcosa del genere. E da allora è sempre cresciuto. Dries ha deciso di orientare fin da subito Drupal allo sviluppo di strumenti che permettano agli utenti di comunicare, condividere e collaborare tra loro.
Ecco perché Drupal è ottimo non solo per creare siti web tradizionali, ma anche per integrare tutti i servizi specifici delle community. Drupal viene usato davvero da chiunque, dal ragazzino alle prime armi, fino a grandi aziende e alla pubblica amministrazione. Lo usano anche la NASA e MTV. E lo usiamo anche noi. Tutte le web TV create da Media Group sono sviluppate su Drupal. Drupal è un software open source, cioè un'applicazione sviluppata da una comunità di appassionati volontari che mettono a disposizione il codice sorgente così che chiunque possa utilizzarlo e migliorarlo. Questo fa sì che io possa ricevere un beneficio, ma allo stesso momento dare anche qualcosa in cambio. Questo è lo spirito della comunità open source. E in virtù di questo abbiamo deciso di dedicare a voi una serie di podcast per far entrare anche i non esperti nel meraviglioso mondo di Drupal. Nel prossimo episodio impareremo come installare Drupal.